In una ciotola capiente metto 400 g di farina 00, un cucchiaio di lievito istantaneo per torte salate, 2 cucchiai di olio evo e poi tutto il latte, 280 ml. Inizio ad amalgamare tutti gli ingredienti. A questo punto unisco 7 g di sale, impasto fino a quando otterrò un panetto liscio e omogeneo. Con l'aiuto del mattarello stendo il panetto sulla spianatoia leggermente infarinata, lascio spessa almeno mezzo centimetro, consiglio di non farli più sottili, altrimenti durante la cottura non si gonfieranno e seccheranno troppo. Con l'aiuto di una formina, un coppapasta e un bicchiere formo le focaccine. I ritagli possono essere tranquillamente impastati nuovamente e utilizzati per altre focaccine. Lascio cuocere in una padella antiaderente senza aggiunta di nulla. Lascio cuocere a fiamma bassissima per 2-3 minuti da entrambi i lati. Pian piano si gonfieranno e assumeranno un bel colorito dorato. A questo punto taglio le focaccine a metà e le farcisco con del formaggio fresco spalmabile, delle fette di cetriolo e delle fette di mortadella. Per l'altra variante utilizzerò sempre del formaggio fresco spalmabile delle fette di cetriolo e questa volta delle fette di salame. Queste focaccine possono essere servite calde o tiepide, possono essere farcite con gli ingredienti che più vi piacciono, possono essere servite anche senza farcirle a mo' di pane. Sono davvero buonissime. Miei cari amici, consiglio di provarle e naturalmente fatemi sapere. Ciao a tutti!